per le vittime di mafia un brano che illumina la Sicilia che lotta. Loro sono i Bella Morea, il duo siciliano che ha scritto una canzone toccante con un ospite d'eccezione, Tony Sperandeo. Vediamo con Carola Carulli. Si tratta di un attentato. Sono 5 i colleghi morti. Sono tutti morti, tutti morti, anche il magistrato. A quanto pare era Borsellino. Per non dimenticare, per chi è rimasto e lotta ancora e per tutti quei siciliani che ogni giorno provano a sopravvivere nella speranza di cambiare le cose. E come spesso accade, l'arte aiuta ad illuminare tragedie che ci appartengono più di altre. È per le vittime di mafia che è nato questo brano, che narra di fratelli, sorelle ed eroi. La memoria storica della Sicilia rivive insieme a Bella Morea, un duo di cantanti di musica popolare del Mediterraneo. Si tratta di uomini, donne, bambini, giornalisti, magistrati, forze dell'ordine che hanno perso la propria vita per difendere la nostra libertà. E per noi non possono che essere definiti eroi. È fondamentale farli continuare a vivere nella nostra memoria, sempre, perché la loro lotta non è stata vana, ma una conquista del valore civile e della dignità umana. Racconti musica per chi ha sacrificato la propria vita e per chi ha vissuto tutto quel male, come lui, Tony Sperandeo, uno degli attori siciliani più amati di sempre. Essendo siciliano, so perfettamente quanti figli della nostra terra sono morti per causa di mani mafiose. E quindi, quando si tratta di fare un monologo teatrale o un film da dedicare a questi magnifici figli di Sicilia che hanno dato la vita, oppure una canzone, in questo caso Bella Morea mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo video, io sono, è un, per me è un motivo di orgoglio. Lassa cagionna Sicilia, non disperare, lassa cagionna Sicilia un tammucciare, disse figli santi, tu hai l'onore di poterti vantare.